senso solamente nell'ottica di una grande innovazione dal punto di vista dell'impatto ambientale. E questa mia volontà, esigenza proprio che viene prima di tutto il resto, era supportata ed è supportata da una specie di visione che ho avuto io l'anno scorso, che è stata una sorta di, chiamiamola così in maniera buffa, epifania, no? Ero in questo grande prato in cima alle montagne vicino a Matelica, nelle Marche, no? E due giorni prima abbiamo annunciato la mia presenza con un piccolo concerto su un prato raggiungibile con 8 km a piedi attraverso i sentieri, insomma. E sono arrivate 70.000 persone, forse di più, insomma, sai, quelle le cifre della questura spesso non combaciano, però pare che fossero forse più di 70.000 in due giorni, in due giorni di annuncio. Ma questo è stato bello, una bella festa e tutto. La cosa veramente che mi ha stupito, due ore dopo il concerto, Neri Marcore, che è il direttore artistico di quella manifestazione, mi ha mandato un messaggino al telefonino e mi ha detto: guarda che cosa, com'è il posto, con un video. Insomma, ragazzi, non c'era un pezzetto di carta per terra, sembrava che non ci fossimo stati. Sembrava, io ho detto, ma l'hai fatta stamattina, cioè l'hai fatta ieri questa foto. Dice, no, è adesso, te la sto facendo vedere in diretta. Quindi questo, al di là della mia meraviglia, poi non così tanto meravigliato, perché io conosco il mio pubblico, conosco la mia gente, so che è gente ganza, che vive nel mondo, che è informata e che sa le cose, per cui non mi riferisco mai al mio pubblico come se fossero degli stupidi o come se fossero dei bambini da istruire. Il mio pubblico è preparatissimo, è come me, nel senso che è attento, ci piace vivere in un mondo che cambia, in un mondo che manifesta volontà di cambiamento e le mette in pratica. E quindi questa cosa non mi ha stupito, ma mi ha confermato che forse i tempi sono maturi per poter fare delle piccole Woodstock o grandi Woodstock, divertendoci, portando l'allegria, portando la gioia, unendo un sacco di persone, portando anche economia nel territorio, portando lavoro, portando allegria prima di tutto. Il mio campo è quello di portare l'allegria, di portare l'emozione, di portare il ritmo, di farli ballare. Saranno dei rave ai quali parteciperanno dai ragazzini, ai ragazzi, alle signore, alle famiglie, il mio pubblico, insomma, che adesso, se voi lo guardate dal palco, dal mio punto di vista, è stupefacente vedere quanta varietà di persone ci sono ai miei concerti. Veramente io a volte dico, no, ma è impossibile. Persone che raramente si troverebbero insieme in una stessa stanza, si trovano insieme nel Mandela Forum ai miei concerti. E quindi questa cosa la traduciamo, la trasportiamo in questa grande avventura che inizierà la mattina. La musica inizierà intorno alle 4 del pomeriggio, la musica dal vivo. Apriremo le porte intorno alle 2, pare, insomma, poi queste informazioni sono informazioni tecniche, andremo avanti fino alla notte, insomma, prima di mezzanotte, intorno alla mezzanotte ce ne andremo, finirà e poi durante la notte smonteremo. La sfida, la scommessa è quella che la mattina io vi invito a venire a fare delle fotografie sulla spiaggia di Viareggio, ovunque vorrete. E vedrete che la spiaggia è più pulita del giorno prima. Questa è la sfida.